Ci troviamo nel convento dei frati minori cappuccini di San Giovanni Rotondo e proprio qui, molti anni fa, Mario Trematore, che è qui di fronte a me, ha incontrato, quando era bambino, per due volte Padre Pio. Ci vuoi raccontare di questi due incontri? Questi due incontri li ricordo. C'era nel paese Torre Maggiore la tradizione che con la parrocchia si organizzava sempre un viaggio a trovare Padre Pio. Torre Maggiore da San Giovanni Rotondo saranno 60 chilometri e quindi era un'abitudine fare questo. Facevo le elementari e con la parrocchia venimmo qui a San Giovanni Rotondo. Ci aprirono questo portone di legno, entrammo, aspettammo pochi minuti e Padre Pio arrivò. E lui arrivò, ci guardò, noi guardammo lui e la mamma mi disse, prima ancora di incontrarlo, mi raccomando, tagli il cordone perché sappi che porta fortuna. Io, da bambino innocente, tutti erano distanti da Padre Pio, nessuno si avvicinava a lui. E a questo punto mi avvicino, non curante di quello che poteva succedere, gli tiro il cordone. Allora lui mi guarda e mi dice in dialetto, Maglio, ma che sta facendo? Allora io l'ho guardato un po' impaurito e gli ho detto, dico, la mamma mi ha detto di tirarti il cordone perché porta fortuna. Allora lui mi ha abbracciato, ricorda che avevo dei guanti particolari, a questi guanti gli mancavano le punte, e mi abbracciò, poi mi mise la mano in testa e mi sorrise. E a questo punto rimasi sempre a fianco a lui, finché prima di uscire le persone portavano un'offerta a Padre Pio e mia mamma gli diede 2 litri d'olio. Allora lui la guardò e gli dice, signora, io non ho bisogno, ne hai bisogno tu, portatelo indietro. E così lui mi ha riguardato, io l'ho guardato in faccia, mi ha sorriso e me ne sono andato. Questo era il primo incontro, quanti anni avevi? Facevo, credo, la prima elementare o la seconda elementare. Poi l'hai incontrato di nuovo? L'ho incontrato di nuovo e facevo la prima media. Io c'era la professoressa di italiano che era molto devota a Padre Pio e a un certo punto organizzammo con la scuola di venire a trovare Padre Pio. Allora ritorniamo, lui mi guarda e mi dice, oh, voglio, ma ancora qua stai. Ti aveva riconosciuto. Mi aveva riconosciuto. E io l'ho sorriso, quel che ricordo di Padre Pio, è che sorrideva. Cioè lo dimostra, lo fanno sempre vedere un po' burro, ma sorrideva. Però ho capito da questi due incontri, in particolar modo dal primo, che nella mia vita è una presenza costante, ma non solo nella mia, ma anche nelle cose che faccio, cioè voglio dire mia moglie, i figli, le persone che incontro, sono sempre delle persone che mi insegnano qualcosa. E anche la sera dell'incendio, della sindone, non fai quegli interventi perché sei coraggioso o chissà per quale grande motivo, è per il semplice fatto che senti questa presenza che ti dà fiducia. Ma più che altro per me nella mia vita la presenza di Padre Pio è solo e semplicemente uno che mi voleva bene. Ecco, Padre Pio ha rimandato indietro l'offerta dell'olio perché sapeva che la tua famiglia era povera. Ecco, tu come da questa famiglia povera sei arrivato a Torino, sei arrivato a diventare vigile del fuoco e sei arrivato a diventare architetto? Sì. Noi eravamo una famiglia poverissima e abitavamo in 12 persone e in una stanza 4 metri per 5. Non avevamo l'acqua, non avevamo la corrente elettrica e non avevamo i bagni. E quindi una povertà incredibile. Infatti ricordo che quando arrivava la primavera, per noi era il periodo più brutto dell'anno, perché all'epoca non è come oggi, ci sono i frighi e i prodotti chimici che conservano i prodotti della terra. E quindi per noi vuol dire fame. E casa è sempre stata una piccola chiesa, perché mamma e papà erano molto religiosi. E il santo a cui loro erano devoti era San Pio, Padre Pio. A un certo punto, quando sono andato a Torino, ho capito che la cosa più importante era allenare il cervello. Se una persona vuole cambiare la propria vita, la prima cosa su cui deve lavorare è se stesso. Però questo avviene sempre se sai che c'è qualcuno che ti vuole bene.
E io da quei due incontri ho capito che c'era, oggi è un santo, ma per lei, per me all'epoca era Padre Pio, ancora oggi non riesco a chiamarlo San Pio, ma lo chiamo Padre Pio. Quindi un padre, un vero padre, e sentire quell'affetto vicino mi ha portato a studiare. Io facevo il pompiere e studiavo, mi sono diplomato in geometra. Poi ero sposato con due figli, ho continuato a studiare, sono diventato architetto e mi sono iscritto all'Ordine degli Architetti. Ma tutto questo però c'è sempre, non posso dire che sono io, perché questo sarebbe presuntuoso, mi prenderei dei meriti che non ho. C'è sempre questo uomo, scusatemi il termine uomo, questo frate, oggi questo santo, che ho sempre sentito vicino, ma con l'affetto, cioè sento che mi voleva bene. E questa era la forza che lui mi ha lasciato in quei due incontri. C'è un episodio che tu racconti spesso e che dà la misura di quello che hai lasciato a Torre Maggiore, questa situazione di povertà, e poi come si è evoluta la tua vita, relativo al tuo desiderio di quando eri bambino di poter mangiare una banana. Ah sì, io ricordo che passo al mercato e vedo questo frutto. Allora dico alla mamma, dico, mamma, perché non mi compri quel frutto? Io da bambino non conoscevo nemmeno il nome di quel frutto che era la banana. E la mamma mi dice, tu non puoi mangiarlo perché quello è il frutto dei ricchi e noi non ce lo possiamo permettere. A un certo punto poi arrivo a Torino, mio fratello abitava già a Torino, mi viene a prendere e mi porta a casa sua. Era un tugurio anche quella casa, perché abitavamo in Barriera di Milano, quindi ancora oggi un brutto quartiere. E vedo sul frigorifero un casco di banane, proprio un casco. Allora mi sono detto, mamma mia quanto è diventato ricco mio fratello. Poi ho mangiato quella banana e faceva veramente pena come gusto, perché lui comprava le banane di scarto. Allora ho scoperto che insomma la banana non era il più grande frutto che c'era. Prima di andare a Torino sei passato anche dall'esperienza dell'adozione? Sì, io la mia vita è incominciato proprio nel segno della croce. Avevano detto alla mamma, questo è un parto difficile, lei deve abortire, se non abortisce rischia di morire sia il bambino che lei, allora lei abortisca. La mamma ha detto no, io non voglio abortire. Il primo ospedale più vicino era a Foggia, ecco perché sono nato a Foggia. Allora la mamma e papà, io nella pancia della mamma molto comodo e tranquillo, arriviamo a Foggia e a un certo punto mi pare che sia stato uno dei primi parti cesarei che ci sono state in Italia. La operano la mamma, comunque nasco sano, pulito, e a un certo punto passa questo dottore e dice alla mamma, dice, ma signora, come lo chiamiamo sto bambino? E la mamma le dice, lei ha salvato lui, ha salvato me e l'ha fatto nascere sano e bello, lei come si chiama? E il medico dice, io mi chiamo Mario. Bene, questo bambino si chiamerà Mario, ecco perché è il mio nome. Poi dopo ritorniamo al paese, eravamo poveri, quindi non la mamma non aveva latte, non c'era niente. E passa una signora, mi pare, ho scoperto che avevo forse 2 anni o 1 anno, e sta signora mi vede e dice alla mamma, ma questo bambino sta morendo di fame. E la mamma le dice, ma io non so cosa fargli mangiare, siamo 8 figli, non ho nulla. E questa signora le dice, vabbè, perché non me lo affida a me. E allora questa signora, la mamma mi affida a questa signora e vado in un paese che si chiama Santa Croce. E quindi comincia a cambiare nella mia vita, comincia a delinearsi un percorso che è il percorso della croce, cioè il percorso della croce. Non è mai un percorso di gioia, io parlo per la mia esperienza, è un percorso di sofferenza, ma non è una sofferenza fisica perché stai male o perché non hai da mangiare, è una sofferenza perché cominci a fare discernimento, cos'è il bene, cos'è il male, che senso ha la vita senza l'amore. Quando penso a questo mondo, a questa guerra, gente che muore, noi compriamo le armi, ci sono bambini che non hanno l'acqua, gente che non ha i farmaci per vivere, questa gente muore perché gli manca un'aspirina. E questo a me personalmente
porta tanto dolore. E questo è il dolore della croce, ed è una cosa che mi fa soffrire, perché l'amore dà un senso di ricchezza alla vita. Ma Gesù amava l'uomo, e quell'amore lì, con la sua morte, che ricchezza ci ha dato a noi. Allora, quelli come me che non sanno dare delle risposte, cioè l'unica risposta che so dare. È quella di piangere. Non c'è un'altra risposta. Quanto tempo è durata l'esperienza dell'affidamento a questa famiglia di Santa Croce? Questa famiglia mi ha tenuto lì fino alla, mi pare, la prima elementare. Mentre che loro poi mi hanno riportato a casa, perché anche loro non erano ricchi, e quindi hanno deciso di riportarmi a casa. E per me è stata una grande tragedia, perché per me mia mamma era questa signora che mi aveva allevato. E allora il dolore di mia mamma è un dolore che si è portato dietro tutta la vita. Io raramente la chiamavo mamma, perché mamma era l'altra. E mia madre ha sempre sofferto, però io ci ho provato a uscire fuori da questo, come dire, da questo modello, però non ci sono mai riuscito, perché mamma era mamma Ida, ed è difficile per un bambino, come dire, cambiare in questo senso. Poi da adulto ti rendi conto che le cose non sono così, però quando sei piccolo non ci sono tante alternative. E ora veniamo al salvataggio della Sindone, a quella giornata e soprattutto al ruolo che ha avuto Padre Pio in questa straordinaria vicenda. Certo, io all'epoca avevo fatto un esame ad architettura che era un percorso laico e religioso nella città nel barocco torinese, e quindi io sono molto innamorato come architetto dell'architettura barocca, perché ha un significato profondo e religioso. E a questo punto ero andato al Duomo per fare delle foto alla Sindone, e i custodi mi hanno cacciato. Mi hanno detto: guardi, qui non si possono fare le foto, se vuole le vendiamo le nostre diapositive. E a questo punto ho comprato le diapositive, che ancora oggi ce l'ho, erano quelle con intorno il cartone, no? Con la plastica. Sì. E comunque, quella sera andavo a mangiare in un ristorante cinese e incontriamo al tavolo la professoressa con cui avevo fatto quell'esame. Ritorniamo a casa, Rita si affaccia sul balcone, vede una colonna di fumo alta chilometri nel cielo. Allora mi dice: guarda Mario, e in quel momento incomincio ad avere delle emozioni, cioè capire che cosa sta succedendo. Allora dico: Rita, non lo so, delle sensazioni brutte, strane. E lei mi dice: vabbè, telefona in caserma, vede che cos'è. Telefono in caserma e mi dicono: sta bruciando il Duomo. A questo punto avevo una giacca da montagna, che c'ho ancora adesso, un paio di stivali, jeans come adesso, una giacca, una camicia, parto e vado. Appena sono arrivato, la prima impressione è stata quella di bloccarmi, perché l'incendio era terribile. Io ho fatto 30 anni quel lavoro e avevo visto un incendio così grande, drammatico, non l'avevo mai visto. Entro nella chiesa da una porta laterale e vedevo i colleghi che non sapevano manco loro cosa fare, perché non era un incendio facile. E in quel momento incomincia sempre, c'era un dialogo dentro di me, come, non so, come se qualcuno ti parlasse, ti dicesse. E io a questo dialogo che facevo con me stesso dicevo: non si può fare questo lavoro, perché si muore, perché io ho due figli, eccetera, eccetera. Lo dicevo anche ai colleghi, i colleghi mi dicevano: ma tu sei matta, se fai come dici tu qua moriamo tutti. A questo punto, con questo dialogo interno, dico: va bene, io faccio quello che mi dici, a condizione che mi fai conoscere Papa Wojtyla. Ma pensa, probabilmente è la mente che di fronte al pericolo di morire entra, che ne so, una distorsione. In quel momento ho cominciato ad avere una calma, una cosa
che non so descrivere. Allora vado da un collega e gli dico, senti, vai a prendere una mazza. E questo mi fa, Mario, ma tu sei matto. Avevamo delle pinze che si usano per aprire le auto quando c'è un incidente. Le aprono come una scatoletta di tonno e hanno la potenza di 12 tonnellate. 12 tonnellate sono 120.000 kg. Bene, queste pinze non riuscivano a rompere il vetro. E questo collega mi dice, Mario, ma tu sei proprio matto. Pretendi di rompere la teca con la mazza. Quella pesa 5 kg, qui abbiamo 12 tonnellate. Si infilava queste pinze nei vetri, scivolavano, non riuscivano a fare presa. Comunque, alla fine, convinti, vanno a prendere sta mazza e incomincia a rompere. La cosa straordinaria è questo vetro è antiproiettile, antisfondamento, antitutto, quindi vuol dire un proiettile che ha la facoltà di perforare con 12-20 tonnellate, non l'avrebbe rotto, con una mazza di 5 kg, questo vetro incomincia a sbriciolarci. E a questo punto si sbriciolava, andava avanti, e mi ricordo mi ha ferito sia il petto, perché non avevo indumenti protettivi, avevo una giacca da montagna, e in più le schegge mi sono entrate nelle mani. Ma la cosa straordinaria è che, tolti i primi vetri di protezione, arrivò la cassetta. C'era un'altra cassa di vetri antiproiettili che custodivano la sindone. Ogni colpo che davo, e lo vedrai nei film, ogni colpo che davo, questo vetro si rompeva. Anch'io sono rimasto un po' sorpreso. Poi alla fine prendo questa cassetta nelle mani, primo effetto strano così. La cassetta era larga, penso, qualcosa così, non era una cassettina, ma era un cassone così, leggero, ma un cassone. Bene, nessun peso. È come se uno mi dicesse, quanto pesa adesso sulla mano? Zero. Bene, quella cassetta non aveva peso. Poi la cosa straordinaria è che mentre camminavo nella navata centrale con la cassetta, io non sentivo il pavimento, cioè non sentivo di poggiare i piedi per terra. Esatto, e mi sembrava la sensazione quasi di volare sul pavimento della navata centrale. Ma la cosa che mi ha colpito, che ancora oggi do delle risposte, però non so ancora oggi qual è quella giusta, proprio prima di uscire dalla chiesa ho sentito un pianto, piangeva. Da dove proveniva questo pianto? Ed era un pianto di un neonato e proveniva da dentro la cassetta. Ho chiesto a tanti, a cardinali, vescovi, sacerdoti, laici, che cosa potesse significare questo pianto. Non ho mai ricevuto una risposta che piacesse a me. Io la risposta che mi do è questa. Ma non so se è quella giusta, è la mia risposta. Sai, molti perché si è salvato e quindi il pianto è una risposta al salvataggio. Per quanto riguarda me, la risposta è questa. Di fronte a un bambino, che ero io, che doveva morire, di fronte a tante donne che uccidono i loro figli per continuare a vivere la vita senza tanti sacrifici, perché un bambino richiede impegno, amore e tanto. Rispetto a tante persone che muoiono, che vengono uccise, tante persone che muoiono di fame, gente che non ha accesso alle medicine, l'unica cosa che ci rimane da fare non è che piangere. Perché come diceva Armanès, le lacrime sono gocce di ghiaccio e chi piange, gli angeli gli sono vicini. Hai mai capito chi era che ti parlava dentro e che ti ha spinto a fare questo gesto eroico ma anche folle, cioè di tentare di rompere, riuscendovi poi, i vetri della sindone che proteggevano la sindone con una mazza ordinaria? Sì, una mazza da 5 kg non può rompere un vetro antisfondamento. E chi era quella voce? Ma quella voce, secondo me, o quel dialogo interno, sicuramente era Padre Pio, perché lui mi segue da quando ero bambino. Non è... Con Padre Pio, la mia relazione non è una relazione spot,
cioè la relazione con lui. Mi sono diplomato geometra, sono diventato architetto, mi sono iscritto all'ordine degli architetti e continuo ancora ad andare avanti nella vita perché c'è sempre lui che quel giorno, quando l'ho incontrato, mi ha abbracciato e mi ha detto: ma Vaglio, che sta facendo? E mi ha messo la mano sulla testa. Ecco, quello è quello che vivo io sempre, da quando l'ho incontrato. Ecco, questa voce però tu hai quasi proposto un patto. Sì, io faccio questo tentativo, ma tu mi devi far incontrare Papa Wojtyła. Poi cos'è successo a distanza di tempo? Questa è una cosa, sono quelle cose che non so come si possono mai spiegare. Qualcuno le chiama serendipità, usa questo termine. Allora arriva una telefonata di un giornalista della RAI. Dice: senta, io vorrei che lei facesse come lo speaker quando arriva Papa Wojtyła. Dico, va bene. In visita a Torino, giusto? Allora a un certo punto ero sul Sagrato davanti lì al Duomo e arrivano due energumeni alti 2 metri, dicono: senta, il Papa la vuole incontrare. Dico: ah, va bene. Allora mi accompagnano nel preingresso della chiesa e ci lasciano lì, con loro che erano sempre lì. Allora a un certo punto mi dicono: mi raccomando, quando vedi il Papa devi baciargli l'anello, perché quell'anello è il simbolo di Gesù sulla terra. Dico: va bene, io vedo Papa Wojtyła, la prima cosa che mi ha colpito era la luminosità. Io lo guardavo, lo vedevo come luce, non riuscivo a vederlo solo come figura. Allora lui mi allunga la mano, io le gambe erano diventate come 2 pilastri di marmo, io non riuscivo più a muovere, stavo sempre così. E lui era lì dove sei tu e io non riuscivo a avvicinarmi. E rimanevo lì, lui ha capito, mi sorrise, si avvicina e mi allunga la mano. Ancora peggio è andato, perché baciavo le dita, tutto, il braccio, baciavo tutto meno con l'anello. Lui si è messo a ridere e mi ha aiutato a baciare l'anello. Io tutto, finalmente, dico, ce l'ho fatta. Ma poi è arrivato peggio, perché poi mi sono spaventato e mi fa, con questa sua voce un po' teutonica della gente dell'est: Mario, cosa hai fatto? Dico: oddio, dico, i preti sanno tutto, chissà cosa gli avranno raccontato di me. E a questo punto, spaventato, dico: Santo Padre, io non ho fatto niente. Allora mi riguarda e dice: Mario, come non hai fatto niente? Dico: qui va a finire veramente male, mi sono detto. Allora non so come è venuto in mente, dico: Santo Padre, dico, Gesù, giorno delle palme, è entrato in Gerusalemme su un asino. Io non ho fatto nient'altro che l'asino che l'ha portato fuori dalla chiesa. Allora lui mi guarda, mi prende le mani, io così le mani, e mi dice: no Mario, le tue sono state le mani della provvidenza. Ed è la cosa più bella che nella mia vita abbia mai avuto. E di questo tuo desiderio di incontrare Wojtyła non sapeva nulla nessuno tranne quella voce? Ecco, questa è la cosa straordinaria. Mai nessuno ha saputo dall'incendio all'incontro, nemmeno mia moglie. Io con Rita, è una persona molto sensibile, molto dolce, io non racconto mai niente a lei perché incomincia a fare i suoi ragionamenti e poi non riesce ad aiutarli. Io non l'ho detto a nessuno e certe cose nemmeno, c'è un episodio, però no, non è molto bello, però vediamo, è la verità. Arriva a un certo punto, entra Saldarini, il cardinal Saldarini entra in chiesa, la cupola tentava di crollare perché l'incendio non aveva minacciato di bruciare la sindone, quella no, quella è un po' la fantasia del pompiere che ha esagerato nel vedere il fuoco, sì. Il fuoco non l'ha mai minacciata la sindone, perché se io rompo un vetro e ci fosse il calore, non riusciresti mai, un uomo a 50 gradi lavora un paio di minuti, poi non ce la fa più, perché l'incendio era in alto, non era sotto. Quindi il problema era che potesse cadere la cupola, quindi i marmi rompevano la teca e l'incendio avrebbe bruciato la sindone. Allora entra Saldarini e vede questi massi che crollavano e uno mi ha colpito anche in testa, ma avevo l'elmetto. Allora vedo questo uomo, si butta per terra, proprio per terra. Il cardinale. Il cardinale, come quando i sacerdoti fanno la promessa, che si mette proprio per terra, con le braccia così, e ha cominciato a piangere.
e ha cominciato a dire: Dio mio, Dio mio, Dio mio. Io l'ho visto, sono andato lì vicino, l'ho sollevato e l'ho fatto sedere su un banco della cosa e gli ho detto: Eminenza, non si preoccupi, le salveremo la sindone. E infatti poi è successo quello che è successo, perché l'intervento dei Vigili del Fuoco era un intervento giusto. Il pompiere spegne l'incendio, poi dopo mette a posto, puntella, fa. Per cui era: spegniamo l'incendio, poi veniamo e mettiamo a posto e salviamo anche la sindone. Ma io ho detto al comandante: comandante, lei lo sa cosa c'è lì dentro? Dico, lei, gli ho detto, e infatti si è spaventato, dico, lo sa che se perdiamo la sindone, lei la figura, fa la figura di Giuda in tutto il mondo. Dico, per cui quello è il lenzuolo che ha tenuto il corpo di Cristo. Allora mi fa, dice architetto, faccia quello che vuole lei. E allora in quel momento questa voce è diventata ancora più forte e mi ha detto, quello mi ha detto cosa devo fare. Cioè, è inimmaginabile con un'attrezzatura da fantascienza di rompere un vetro antiproiettili con una mazza, e quello è fantascienza, non so come spiegare, è fumettistico. A questo punto i colleghi mi dicevano: ma Mario, ma sei sicuro di quello che dici? Dico, per favore, fai come ti dico. E poi questa mazza non l'hanno mai più ritrovata, è sparita e non si sa chi l'ha presa, non l'ha più trovata. Quindi quando vi dicono che uno ha trovato la mazza di ferro con questa da rotola la tega, è una bugia, è sparita e non si sa dove, quale parte del mondo si trovi oggi.